Vai. Buon pomeriggio a tutti, ci siamo. Siamo qui tutti pronti per iniziare questi due giorni che caratterizzeranno Manzana e il suo territorio, passando attraverso le bellezze naturali e il cibo che proporremo fin da oggi pomeriggio per quanto riguarda la colazione della nonna e la merenda. E domani poi proseguiremo con la lavorazione dei prodotti tipici del territorio al fine di farli degustare a tutti i nostri utenti. Come vedete, questa giornata è splendida e quindi il sole sta con noi, il che significa che tra breve inizieremo con una bella passeggiata all'interno del bosco con una guida naturalistica che ci spiegherà le particolarità di questo territorio fantastico, e verso le 16:30 saremo pronti per fare il seminario laboratorio degustativo di tutti i prodotti partendo dalla tradizione della nonna. Oggi andremo all'interno del bosco Macchia Grande di Manzana con un gruppo di fit walker, un gruppo che è una realtà manziana che esiste da maggio. Siamo circa 25 persone che tutti i giorni camminiamo e percorriamo circa 12 km. Quest'oggi lo faremo all'interno del bosco di Manzana, andando a scoprire con Guido Prola, una guida naturalistica, le bellezze del bosco di Manzana. Da metterle nella tasca. Guarda, se vuoi ti do le chiavi di casa mia. E dietro il gomito deve arrivare all'altezza della scala. Voglio vivere a casa dei miei. Vabbè, ma è la prima volta che uno lo fa, sembra comunque più una persona è sciolta, addirittura questo movimento. Perché il pesce in continuazione non si riesce a levare. Il rovo ha due proprietà eccezionali che serve a noi. La prima è che se venite punti dall'ortica, se raccogliete le foglie giovani del rovo e le utilizzate dalla parte zizzante, non esce più il sangue, è il più forte cicatrizzante che esiste in natura dopo le radici e fungi dopo, che poi vedremo insieme, ok? Quindi una pianta molto utile. Da quest'altra parte invece possiamo vedere dei pannelli che abbiamo realizzato insieme del bosco di Manzana, che è l'università agraria, dove viene spiegata che cos'è l'università agraria e dov'è che siamo. Quindi siamo in un bosco di 600 ettari protetto dall'Unione Europea, dove la Regione Lazio e l'Unione Europea danno i soldi per preservarlo in questo modo, come i manzinesi ce l'hanno portato fino a noi. Quindi il nostro compito è quello di preservarlo per le generazioni future. Quindi queste visite guidate che facciamo con l'associazione TOR sono fondamentali per educare tutti alla conservazione della natura. Quindi difficile da vendere, un macellaio per la vendere con riquadrone. Invece la scenolè è molto più tenera e quindi è una carne che va molto per la maggiore. Tutte queste piante secche che voi vedete qua davanti sono tutti cardi, che non vengono mangiati nemmeno dal bestiame al pascolo. Queste piante verdi basse sono tutte ortica e i cespugli qua a sinistra sono i cespugli di uovo, che noi abbiamo visto prima che hanno tante problemi. A parte che mi devono fare. Loro non lo sanno, certo, loro non lo sanno. Ah, hai preso il bastone. Perché è protetto, per fortuna no. Quindi tutti qua, questo è il cerro e poi è il farmento. La differenza la vedete facilmente, no? Il cerro tra l'altro ha la ghianda. La ghianda, vedete, eccola qua. Il cerro ha una ghianda contenuta in una cupola, in una casetta, che è pelosa, mentre il farnetto non ha questi peli ed è più piccolo. Quindi è un'altra differenza che per conoscere bene le querce. Le querce in Italia sono oltre 30,
ci sta il lescio, che è la quercia mediterranea, la sughera, che è un'altra quercia mediterranea. Noi in questa zona, fuori dal bosco, abbiamo anche la roverella. Le querce che rimangono sempre. Ah, hai preso il bastone. Vedi questi pugni? Perché è protetto. Quindi tutti qua, questo è il cerro e quello lì è il farnetto. La differenza la vedete facilmente, no? Il cerro tra l'altro ha la ghianda. La ghianda, vedete, eccola qua. Il cerro ha una ghianda contenuta in una cupola, in una casetta che è pelosa, mentre il farnetto non ha questi peli ed è più piccolo. Quindi è un'altra differenza che per conoscere bene le querce. Le querce in Italia sono oltre 30. Ci sta il lescio, che è la quercia mediterranea, la sughera, che è un'altra quercia mediterranea. Noi in questa zona, fuori dal bosco, abbiamo anche la roverella. Le querce che rimangono sempre. Poco fa chiedendomi che cosa si sarebbe potuto mangiare questa sera a cena, ma non lo vedo, e se per caso, visto che prevedeva la sua cena, le salsicce potevano essere mangiate. Io ho detto semplicemente sì, perché non è l'alimento che noi mettiamo nel piatto. La bioterapia nutrizionale, la naturopatia in generale, insegna quelle che sono le peculiarità degli alimenti, insegna a saperle associare e ad aggiungere la modalità di cottura più appropriata al fine di trarne il miglior beneficio. Quindi, per rispondere a questo nostro amico di Fit, sì, può mangiare le salsicce questa sera, e mi sono premurata di dirgli che quando si mangia una proteina non bisognerebbe mai lasciare indietro una bella insalata, perché è l'unica acqua di vegetazione che riesce a metabolizzare gli eccessi del corpo. E poi ho aggiunto anche, se vuole mettere una verdura cotta, la verdura più indicata è sicuramente la cicoria. Perché? Perché quella, le erbe amare in generale aiutano ad eliminare tramite il fegato quelle che sono le sostanze un pochino più, chiamiamole così, intossicanti, quindi danno la via di eliminazione. Detto ciò, ho aggiunto che il pasto sarebbe stato completo aggiungendo una fetta di pane, una bruschetta, tanto che me l'ha chiesto due volte perché non aveva capito, non aveva sentito probabilmente. Non l'ha detto, ho capito male. Perché il pasto deve essere sempre completo, deve prevedere una quota di carboidrati, di proteine, di acqua di vegetazione e di verdure cotte, perché mentre le verdure crude sono un carico di vitamine e acqua contemporaneamente, le verdure cotte sono un qualcosa che vanno a drenare e pulire il nostro corpo. Poi ci sono verdure appropriate o meno a secondo di chi siamo e della forma del corpo. Ultima domanda che mi ha posto: se poteva mettere un bicchiere di vino, diciamo un mezzo bicchiere di vino. Io ho semplicemente risposto sì, magari meglio rosso che bianco per l'elevato, diciamo così, grado di solfiti che contiene il bianco, lo sappiamo tutti, quello rosso ne contiene un pochino meno, ma anche perché ricco di tannini è un giusto acidificante all'acidificante principale che era nel pasto, cioè alle salsicce. È importantissima per l'intestino ed è importantissima anche per tenere più bassa la glicemia e meno disgraziante, meno la glicemia. Contemporaneamente trovate quelli che sono stati denominati prodotti del territorio,
di Manziana, cioè i tozzetti. I tozzetti di Manziana sono stati così insigniti di un valore aggiunto, cioè una tradizione tipica manzianese, comprese le ciambelline, che sono le ciambelline del Lazio. In tutto questo trovate anche delle castagne, trovate anche, adesso posato così e vi spiegherò perché, dei pomodorini. In queste incartate troviamo della bresaola e del prosciutto, troviamo della frutta, troviamo delle marmellate ottime che sono state fatte, sono le conserve di Via del Ginepro, cioè sono delle ragazze che si sono messe insieme, Giulia e Lavinia, per prendere i prodotti così appena la natura glieli mette a disposizione, per trasformarli utilizzando proprio quelle che sono le ricette della nonna, quindi la giusta quantità di zucchero. Noi non ci dobbiamo preoccupare tanto della quantità di zucchero che introduciamo nel corpo, se non è uno zucchero modificato. Dobbiamo invece preoccuparci di come quello zucchero può essere rallentato nel picco glicemico insulinemico nel momento in cui lo mangiamo noi e lo facciamo mangiare ai nostri figli. Ed ecco perché troviamo nella tavola, oltre ai biscotti fatti dalla nonna, del pane, con la potenzialità di questa tavola di consumarlo dolce, con le marmellate, addirittura con il miele, che ha un valore, un apporto proteico notevole. Però ricordate che per quante calorie possa avere, è il principio attivo di questo alimento che modula il fattore glicemico-insulinemico. Per quanto dolce possa essere, nasce dal lavoro proteico delle api. Quindi, mentre abbiamo da una parte una barbabietola, che è un qualcosa di vegetale, un qualcosa di zuccherino, qui abbiamo un prodotto, io lo chiamerei di scarto, dov'è Guido? Un come prodotto fa? Di scarto delle nostre apine, fantastico, che ha un valore anche antibiotico, cosa che lo zucchero bianco non ha.